La Madonna delle Galline riabbraccia i suoi figli. Dopo il rinvio della scorsa settimana a causa della pioggia, questa mattina, poco dopo le 9, la statua della Vergine Maria ha lasciato il santuario per iniziare il giro di strade, vicoli e piazze della città di Pagani, ricevendo l'omaggio dei paganesi e di quanti, sin dalla prima mattinata, hanno affollato la città. Un abbraccio atteso da 3 anni e che, anche per questo motivo, si è rivelato ancor più caloroso e avvolgente. Un incontro, ha sottolineato nell'omelia Don Peppino De Luca, con colei che ci dona il risorto. Un incontro come quello avvenuto sulla strada di Emmaus, che ci fa mettere da parte ogni delusione, amarezza, egoismo, perché, ha detto il sacerdote, lui si fa riconoscere e ritornare per le strade della nostra Gerusalemme. Portiamo questo annuncio di gioia che dà coraggio alle nostre famiglie, ai ragazzi, ai giovani che hanno bisogno di questa parola, che hanno bisogno di ritrovare questo accompagnamento del Cristo. Lo portiamo a coloro che soffrono nel corpo, nello spirito, a coloro che non riescono più a muovere i passi perché impediti veramente da queste delusioni, da queste amarezze, da quello che ogni giorno la vita propone e che non sempre riusciamo o riescono a sostenere. C'è veramente questo annuncio oggi di gioia e di coraggio per tutta quanta la nostra famiglia cittadina, perché è con Maria che noi annunciamo che il risorto non ci abbandona più. Perché festeggiano i cristiani? Perché gioiscono intorno alla madre? Perché il figlio suo è vivente per sempre, è risorto ed è vivo per sempre. Un annuncio di risurrezione che è risuonato durante tutta la celebrazione eucaristica presieduta da Don Antonio Guarracino. Dopo la messa, l'attesa uscita della statua, che ha cominciato la processione in giro per la città, accolta dai canti tradizionali, dai petali di fiori, dalle coperte ricamate, dalla devozione che solo Pagani sa tributare alla sua mamma celeste.